Buongiorno cantanti! Oggi tratteremo un argomento molto interessante che riguarda il ritmo. Allora, vi è mai capitato di cantare una canzone di punto in bianco? La musica si ferma e voi dovete riprendere a cantare. Allora, i casi sono due: o siamo in una band che suona liberamente senza riferimenti tecnologici particolari, allora il cantante parte quando gli pare e tutti gli altri dietro. Ma se invece capita, come capita ormai molto spesso, di avere delle basi o di avere, che so io, batterie elettroniche piuttosto che strumenti che seguono un click per forza, allora siamo vincolati da un tempo e quindi non possiamo entrare quando ci pare. Problemone. Vi è mai capitata una cosa del genere? Siete mai riusciti a entrare a tempo? Siete mai riusciti a sbagliare un'entrata? Può capitare a tutti di sbagliare, ma se si sbaglia perché si sbaglia, vabbè, ma se si sbaglia perché non si sa tenere il tempo in un momento di silenzio, abbiamo un problema. Molto bene, se questo vi è capitato, questo video fa per voi. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale, così magari potete sostenere il mio progetto. E inoltre, se proprio proprio volete sostenermi tantissimo, potreste fare una donazione su Patreon o PayPal. Grazie! Molto bene, iniziamo il nostro video sull'interiorizzazione del tempo. Interiorizzazione del tempo. Questa è una cosa molto complicata per noi cantanti, perché di solito viene sottovalutato l'aspetto di andare a tempo, perché si dà per scontato che ci siano i musicisti che ci pensano. Niente di più sbagliato, perché noi dobbiamo interiorizzare il tempo, saper seguire il tempo, in modo che quando coloro che nel gruppo vocale, nel gruppo, nella band, nell'orchestra, che può essere il direttore d'orchestra, tutte quelle persone o quella persona che si occupa di darci il tempo, ci sta dando un'indicazione di come iniziare, a che velocità iniziare, noi dobbiamo in quei pochi secondi in cui ci viene indicato da una bacchetta del direttore d'orchestra o da un gesto di un nostro compagno di gruppo vocale o da un percussionista o un batterista ci viene dato il tempo, noi dobbiamo essere in grado di entrare in quel tempo e di cantarci sopra, non di cantarci indietro o in avanti. Quindi dobbiamo sapere che cosa ci succede e questa è una cosa che noi possiamo notare e avvertire tantissimo, per esempio quando abbiamo delle lunghe serate con diversi brani nel nostro repertorio, magari si passa da un pezzo lento a un pezzo veloce o viceversa, e questo può provocare anche nel nostro modo di cantare, anche nelle nostre, diciamo, a livello proprio di tecnica, delle difficoltà, perché se noi non siamo sul tempo, iniziamo ad annaspare, non respirando nella maniera adeguata, quindi non riusciamo a calcolare, diciamo, la quantità di energia di cui abbiamo bisogno e quindi ci troviamo in difficoltà. Il fatto di essere sul tempo ci permette di essere molto più rilassati e di essere anche molto più sicuri. Stessa cosa che vale per il discorso dell'intonazione e di altri fattori che poi analizzeremo in altre sezioni di video. Ok, allora, come possiamo interiorizzare il tempo? Dobbiamo fare un lavoro principalmente legato all'ascolto. E all'ascolto e alla respirazione, quindi non possiamo pensare di dire ok, ascolto il tempo, ce l'ho, fatta. E no, perché poi quando ci troviamo da soli in quel momento di pausa, oppure da soli con un altro strumento che magari non tiene il tempo, tanto quanto noi, un violino che fa una parte melodica, piuttosto che un violoncello, non so, uno strumento che... Ecco, ci possiamo trovare in difficoltà perché poi se gli altri strumentisti devono seguire per esempio un click, un tempo dato, partono e noi ci troviamo o in ritardo o in anticipo, bruttissimo, una cosa terrificante, non è proprio accettabile. Ok, allora, per fare questo tipo di lavoro abbiamo bisogno di uno strumento e io vi faccio vedere lo strumento vecchio. In realtà ne ho uno vecchio, ma non so dov'è, veramente quello era quello di mia mamma, però non è qua. E invece vabbè, ho questo, che è il metronomo quello classico, questo qua, che con un bel peso oscilla. Ovviamente non potremo mai usarlo nella mano, tenuto così, perché zoppica. Bisogna metterlo su un piano, questo tipo di metronomo è meccanico, quindi ovviamente bisogna rispettare determinate regole. Noi ce lo mettiamo qua,
o sul pianoforte o su un tavolino, deve stare bello fermo e bello dritto, altrimenti non va bene. C'è questa asticella che oscilla e l'oscillazione di questa asticella, diciamo che può essere anche d'aiuto, perché se noi facciamo i furbi e con la coda dell'occhio guardiamo l'oscillazione del metronomo, ci possiamo aiutare per prendere il tempo, perché riusciamo a intuire tac, 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 quando è che arriva nel punto X dove suona. In realtà esistono i metronomi digitali, che poi consiglio caldamente di usare. Magari si può iniziare con questo, che aiuta, che è molto utile anche aiutarsi con l'aspetto visivo. Quelli digitali hanno un aiuto in questo senso, perché si accende una lucina, però non è che tra un'accensione di una lucina e l'altra abbiamo dei punti di riferimento. E sì, ci sono quelli che fanno ti tu 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 ti tu tu tu, però cioè, che senso ha? E allora ci prendiamo una batteria elettronica e ci cantiamo sopra. No, noi dobbiamo imparare a seguire un click senza riferimenti, con il silenzio tra un suono e l'altro. Questo è il vero obiettivo dell'interiorizzazione del tempo. Quindi come possiamo fare? Allora, prima di tutto ascoltare. Allora, noi prendiamo il nostro metronomo e decidiamo una velocità di partenza, che può essere lenta, che può essere, che so io, non ci vedo niente, ma andiamo proprio. Cos'è che ho scelto qua? Ragazzi, sono cieca, vedo niente. 54. Mannaggia me. 54. Allora, vediamo come suona sto 54. Ok, allora nel momento in cui noi ascoltiamo è come se stessimo iniziando a crearci una sorta di griglia mentale che fra un click e l'altro ci dà dei riferimenti. Più è lento il tempo che scegliamo e più è difficile riuscire a cantare sopra queste due pulsazioni. Quindi dobbiamo provare prima ad ascoltare, poi a eseguire un gesto che vada a tempo, può essere un battere le mani oppure semplicemente un picchiare la mano sul tavolo. Non ci dobbiamo complicare la vita per quale tipo di gesto eseguire. Deve essere un gesto sonoro, ritmico, di qualsiasi tipo, così, così, se ci vogliamo divertire un po' di più, poi la mano magari con un po' di rimbalzo ci aiuta, oppure pan, pan qua, ok? Quindi partiamo da 48, che poi è la parte, è molto in alto, no? Qua, siamo qua. Ripeto, come abbiamo visto prima, il metronomo funziona con questo pendolo, no? Che oscilla e aiuta tantissimo vederlo, ok? Quindi se uno non vuole poi più farsi aiutare dal metronomo e ha soltanto il metronomo, questo qua, tradizionale, quello vecchio, quello meccanico, allora è sufficiente spostarlo dietro, così almeno uno non lo vede, già non è che ci voglia per forza quello digitale. Quello digitale è molto bello, molto simpatico e serve tantissimo agli strumentisti. Comunque, allora, partiamo con il nostro 48. Allora, il primo esercizio che eseguiamo è ascoltare e basta, ok? Lo lascerei stabilizzare un po', perché appena parte magari gli diamo un'accelerata col dito e potremmo sbagliare. E lo guardo. Poi smetto di guardare. In questa fase inizio a respirare. Non devo essere in apnea quando ascolto il click. Inizio a battere il piede e la testa la muovo.
esegue una pulsazione di qualche tipo. Allora, il nostro obiettivo quando noi facciamo questo tipo di esercizio è quello di non sentire più il click. Però è logico che se facciamo un suono così sottile lo sentiamo lo stesso. Bisognerebbe magari fare una cosa un po' più rumorosa e allora a quel punto, quando noi siamo proprio sul click, non lo sentiamo più. E quella è la prova che stiamo facendo giusto, ok? Quindi noi magari potremmo battere le mani. Ok, e andiamo avanti così. Allora, l'ultima fase dell'esercizio è quella di eseguire dei suoni con la voce. Quindi si potrebbe iniziare con un ta, 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 ta. Allora, io adesso mi sto muovendo cercando di suddividere il tempo, diciamo la zona di silenzio che c'è tra una pulsazione e l'altra. Questo tipo di esercizio facilita perché mi riempie un vuoto. È logico che poi non è che posso cantare facendo questi movimenti, devo interiorizzarli, quindi ora lo facciamo, poi non lo faremo più. Ta, ca, 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 ta, ca. Ok, bene, l'ultima cosa da fare è inventarsi una porzione di melodia. Potremmo fare dui, ba, du, ba, 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 bye. Provate, quante volte volete. Molto bene, allora, potrebbero succedere alcune cose mentre eseguite questi esercizi. La prima è che vi venga voglia di anticiparli i colpi, la seconda è quella anche di posticiparli. È molto facile che avvenga il fatto di voler accelerare quando si arriva da un brano veloce e ci si ritrova in un brano lento e viceversa, quindi è normale che è tutta una questione, è tutto relativo, non c'è una regola, non è che io sento un tempo e inizio a correre o inizio ad andare più piano. Uno, dipende dai miei bioritmi di quel giorno lì, due, dipende da che cosa ho appena cantato, se sono in un repertorio. Quindi se sto cantando un repertorio, sto facendo un concerto o canto due o tre canzoni di velocità completamente diverse. Quindi in un certo senso dobbiamo cercare di abituarci anche in prova a mettere i brani sempre nella stessa sequenza e quindi abituarci anche al cambiamento di tempo, come se in un certo senso il nostro spettacolo fosse anche sotto quel profilo lì già predisposto, no? Lo è effettivamente, quindi nel momento in cui noi magari inseriamo un pezzo che non era previsto, vabbè, insomma ragazzi, un pochino di capacità di adattamento, però in linea di massima lo spettacolo è bene che sia ben preparato anche sotto il profilo del come alternare i brani veloci, lenti o mezzo mezzo, insomma.
La prossima fase sarà quella di alzare un pochino il tiro della velocità. Siamo lenti, per cui il prossimo step sarà ancora lento e poi io faccio un balzo. Però in realtà, per non fare un video che dura 8 ore, però in realtà l'esercizio andrebbe eseguito così. Bisognerebbe andare di tacca in tacca. Non lo so, iniziare per esempio da un 50, non so, passare al 50, 52, 54, 58, poi 60, e poi si passa a 63, poi a 68, insomma, seguire la taratura del metronomo meccanico può essere un principio, oppure ogni 5 beat, non lo so, si può anche aumentare con una certa regolarità, sempre uguale, però sempre, non so come dire, per piccoli passi, fino a che non si arriva a delle velocità molto sostenute. Ok, allora adesso passiamo, facciamo un piccolo salto perché non possiamo andare di 2 in 2, 63, è andata a 63, facciamo 63, vediamo come suona sto 63. Partendo dall'altro lo avvertiamo come un po' più velocino, ma in realtà è sempre un tempo lento. E quindi noi ora lo ascoltiamo, ok? Piedi. Ancora. Con i piedi. E finché muoviamo i piedi, possiamo anche muovere la testa e il corpo, perché stiamo interiorizzando il tempo e quindi se riusciamo ad aiutarci con il corpo, meglio, perché lo sentiamo dentro. Ok, mani. Inventate una melodia, però solo con una nota. Non un'idea come un'altra. Via! Ok, molto bene, andiamo oltre. 96. Dunque, ripetiamo le stesse identiche cose, faccio l'esempio, ma mentre faccio l'esempio potete già eseguire. E la cosa importante davvero è memorizzarlo questo esercizio, eseguirlo con me e poi subito dopo prendere un metronomo e farlo
tacca per tacca, in modo che veramente si rinforzi questo lavoro, perché la fase più importante in assoluto è quella in cui si ascolta, quella in cui si ascolta e ci si muove anche un po', nel senso che è quello il momento in cui noi interiorizziamo il tempo e poi ovviamente dobbiamo eseguire sopra e lì non è facile, spesso si può sbagliare, fa niente, non importa, non ce ne importa niente. Noi dobbiamo assolutamente interiorizzare il tempo il meglio possibile. Poi, vabbè, insomma, ognuno fa il suo mestiere, ci sarà qualcuno che ci tiene un tempo, ma io non ragionerei così, perché comunque se ci troviamo a fare una cadenza, una solo, un qualche cosa a cappella, noi dobbiamo essere precisi, dobbiamo far comunque battere il piede a chi ci ascolta, non possiamo pensare sì, ci pensano gli altri, d'accordo? Quindi cerchiamo comunque di interiorizzare il tempo pensando che ci siamo solo noi. Poi la musica si condivide, quindi si fa con gli altri. Risolto il problema, però gli altri potrebbero non essere, non aver niente a che fare con strumenti ritmici e quindi ci dobbiamo pensare magari noi, no? E poi quanti beatboxer ci sono, che sostituiscono intere batterie, intere sezioni ritmiche fantastiche, bassi, percussioni, sono dei cantanti che riescono a eseguire dei suoni veramente incredibili. E quindi lì veramente si ragiona da percussionista e noi dobbiamo ragionare tutti un po' in modo completo, giusto? 96. Sentiamo. Muoviamo i piedi e tacca, 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 respiriamo e tacca, voi. Respira, tacca, tacca, tacca. Tacca ancora voi. Tacca, tacca. Silenzio, ascoltiamo. Cin, sei, se respira e tacca, 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 tacca. Ta. Dibab, 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 voi. Bene, allora, perché ho iniziato a introdurre il discorso della respirazione? Il discorso della respirazione per noi è fondamentale, vale sia per i tempi veloci che per quelli lenti. Noi quando iniziamo una frase non dobbiamo mai togliere niente al battere. Quindi, se noi dobbiamo respirare e abbiamo sete d'aria, prima di tutto dobbiamo imparare a fare dei microrespiri che ci permettano sempre di avere il torace in posizione, in modo che ci sostenga sempre qualsiasi cosa dobbiamo fare. In secondo luogo, dobbiamo ricordarci che se proprio non c'è una pausa, nessun silenzio previsto nella melodia, noi possiamo rubare un po' di melodia per respirare, pochissima, possiamo, ma mai sul battere, per cui bisogna sempre respirare un secondo prima. Allora, l'esercizio di interiorizzazione del tempo viene anche rinforzato da questo tipo di esercizio, cioè dal fatto di sapere che dobbiamo respirare un attimo prima, in modo che sul battere siamo sempre confortati. Ok? Noi non possiamo permetterci di rubare al battere. Chiaro, se abbiamo un'entrata a cefala piuttosto che un levare, allora vabbè, ok, d'accordo, però se dobbiamo invece partire sul battere, la melodia ce lo chiede, noi è sempre un attimo prima, ok? Quindi il battere va sempre rispettato. Questo vale anche per tutti i solfeggi, quindi figuriamoci per quanto riguarda il solfeggio ritmico e per quanto riguarda il cantato, una melodia. Ok, quindi a questo punto io terrei bene bene l'attenzione focalizzata anche sulla respirazione. Andiamo avanti con la velocità 120.
ascoltiamo. Iniziamo a muovere i piedi, battere i piedi. Spalle. Siamo cantanti, un po' ci verrà voglia di muoverci, no? Attenzione al momento in cui sentiamo proprio il click. Cerchiamo di guardare il metronomo se abbiamo quello meccanico e poi di distogliere lo sguardo. Quindi un pochino ci aiutiamo con lo sguardo e un pochettino invece distogliamo lo sguardo. Partiamo col taka. Ta 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 ta. Voi. Star fermo. Molto bene. Dibap, 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 voi. Ok, molto bene. Dunque, io chiudo qui perché veramente ci sarebbe da lavorare per ore, ma ci fermiamo. Io spero che questo video sia stato utile e divertente allo stesso tempo. Ovviamente vi invito però a lavorare a lungo su questi esercizi con un metronomo anche a parte. Se avete bisogno di più informazioni, se avete bisogno di esercizi specifici sul ritmo o qualche altro tipo di richiesta particolare su questi argomenti, scrivetemi a info@elenavilla.it. Stesso indirizzo per le donazioni, per scrivermi in caso vogliate seguire delle lezioni su Skype con me. Non dimenticatevi di lasciare un like e di lasciarmi un commento. Mi fanno sempre molto piacere e se mi chiedete qualcosa vi rispondo. Buon canto a tutti e a presto su questo canale. Ciao ragazzi!